Allora, ciao a tutti i ragazzi dell'Ambrenna Detto. È diventato virale il video di questa ragazza, credo che sia di Napoli, comunque del sud Italia, dove gli era stato offerto 280 euro di stipendio mensile a fronte di 10 ore di lavoro al giorno, e poi hanno dato spazio, visto anche su dei quotidiani online, ho visto che ne parlavano. E non è il primo caso. Purtroppo al sud Italia c'è molta gente che accetta lavori e lavora per stipendi veramente bassi. Si parla di, questo è un caso veramente estremo, di 280, ma si parla anche di gente che lavora per 300, 400 e massimo 500 euro al mese, e in alcuni casi si arriva a 600-700, quindi diciamo una media di lavoro attorno ai 400 euro. Già feci un video anni fa su questo discorso, già anni fa parlai purtroppo della balcanizzazione dell'Italia, balcanizzazione perché se voi andate a vedere in Albania, in Serbia, in Bosnia, eccetera, eccetera, gli stipendi si aggirano attorno a quelle cifre, anche di meno, 250-300 euro al mese, con prezzi della benzina che sono arrivati anche a un costo della vita quasi italiano. Poi loro hanno molti parenti magari in Svizzera che gli danno una mano, e quindi la situazione è molto drammatica, perché oltre che magari al sud Italia non avere un lavoro regolare, ci sono anche stipendi da fame. Poi è chiaro che poi ti vengono a dire: no, però a Napoli una pizza costa, margherita, 4-5 euro, e quanto dovrebbe costare in un posto dove girano quegli stipendi? È chiaro che magari la pizza a Zurigo costa di più, magari costa anche 20 euro, sì, ma prendono 5-6 mila euro al mese, è come se la pagassero 2 euro. Cioè, il problema è che a Sud Italia effettivamente gli stipendi sono veramente bassi, oltre al fatto che purtroppo tanta gente lavora magari in nero, è per quello che comunque molti addirittura preferiscono il reddito di cittadinanza, perché se lo stipendio è quello lì, cioè, capisco questa che non vanno a lavorare, o la gente non va a lavorare. Cioè, cosa vai a lavorare per l'elemosina? Cosa fai? Ti paghi la benzina per andare a lavorare? Cioè, con cosa vivi? Di aria. I giovani, specie al sud, molti se ne vanno via, non c'è futuro. Un paese, purtroppo l'Italia è un paese in molte parti che non è senza futuro. E questo è drammatico. Oltre al fatto che c'è anche poco lavoro e c'è anche tanto sfruttamento. Il fatto è che drammatico che nell'ultimo periodo, in questi anni, alcuni salari sono arrivati anche al nord, al centro. Quindi cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto che questa situazione di precariato, di bassi stipendi, non è solo a Sud Italia, ma si sta trasferendo anche in molte parti del nord, dove abbiamo anche qui, iniziano a girare stipendi veramente da 2, 3 euro, 4 euro all'ora, stipendi da 5, 600 euro, 400, 700, che sono stipendi veramente oggi con il costo della vita bassissimi. Si pensava che il sud sarebbe cresciuto e quindi avremmo portato magari certe cose del nord. In realtà stiamo portando, diciamo, il sud al nord, e quindi l'Italia si sta equilibrando al ribasso per quanto riguarda il discorso degli stipendi. C'è la concorrenza di quelli dell'est Europa, c'è le delocalizzazioni, quindi c'è, pensate adesso, con tutte le aziende che magari chiuderanno, andranno a aprire anche oltre che in Polonia, Romania, compagnia in Ucraina, dove gli stipendi medi sono i 200-250 euro, la gente verrà lasciata a casa e ci sarà un ulteriore ribasso. Stiamo andando di fronte a quel fenomeno che io ne ho parlato per anni, dove dicevo che i problemi sarebbero arrivati da est, non da sud, quel fenomeno comunque della balcanizzazione dell'Italia, che portava una fascia di stipendi bassissimi, partendo dai paesi baltici fino scendendo all'Italia. Il buon Zaccaria, quando stava in Repubblica Ceca, mi diceva che gli operai di questa azienda Repubblica Ceca, che era una multinazionale americana famosa, erano quasi tutte donne ucraine che guadagnavano 300-400 al mese, con il loro capo ucraino che ne prendeva 1000 e gli faceva fare 12 ore al giorno. Gli stipendi si stanno abbassando, stiamo in Italia avendo stipendi da Balcani, con un costo della vita da paese nordico.
Perché il problema grave dell'Italia, ed era quello che io dicevo quando stavo nel Caucaso, che sì, lì avevano stipendi bassi, magari come Sud Italia, però il problema è che cioè il fatto che ti arrivano 20 euro di bolletta di luce e gas all'anno, non ti arrivano 100, 200, 300, 500, 700, a volte anche 800 euro di bollette. Quindi abbiamo salari bassi, abbiamo a fronte di, certo, mettere un reddito minimo garantito sarebbe la prima cosa da fare, ma qui ne parlano tanto e non fanno niente. Ma non è che anche un reddito minimo garantito cambi le carte in tavola. Oggi gli stipendi in Italia rispetto comunque a molti paesi, negli ultimi, e non lo dico io, non lo dice l'Ambenedetto, basta vedere che guardate le classifiche, se andate a vedere negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni, gli stipendi in Italia praticamente, se calcoliamo l'inflazione, sono rimasti completamente al palo. Nel contempo abbiamo una benzina che passa i 2 euro, che già lo faceva prima, cioè anche 2-3 mesi fa, abbiamo bollette da paura. Se andiamo a vedere cosa è successo a settembre, ottobre, novembre di quest'anno, durante il periodo invernale sono arrivate delle scoppole. Abbiamo avuto un aumento del gas da gennaio dello scorso anno fino a dicembre dello scorso anno del 600%, è arrivato. Il natural gas americano è arrivato a 9 dollari, adesso è rientrato, siamo a 6 qualcosa, nell'ultimi 2-3 settimane è calato, ma l'anno scorso ha avuto una crescita pazzesca. Le materie prime si stanno un po' sgonfiando, visto che comunque anche il rame, un po' di cose si sta sgonfiando, ma fondamentalmente il discorso è che oggi il carrello della spesa è aumentato e il carrello della spesa lo sentono molto di più le persone come magari questa ragazza o i ragazzi o le famiglie che lavorano con stipendi bassi al sud Italia, dove comunque se guadagni 400-500 al mese con stipendi del genere, è chiaro che anche un minimo aumento lo senti, non lo sente il conduttore radiofonico da 20-30 mila, 40 mila euro al mese, non lo sente il conduttore TV da 100 mila euro al mese, non lo sente quello, il parlamentare, avete visto che adesso ultimamente sono state delle scissioni, delle polemiche. Questa è tutta gente che guadagna 10, 15, 20 mila euro al mese. Questi parlamentari o quelli che sono lì da 10, 15, 20 anni, adesso poi inizierà la campagna elettorale e vi faranno altre promesse. Cioè, questi che guadagnano tutto spesato non sentono la crisi. Quando io sento un politico dire no, ma la crisi adesso c'è la crisi di qui, le famiglie, la crisi c'è per gli altri, non per loro. Trovo vergognoso, non da paese civile, stipendi come questi che sono stati offerti a sta ragazza da 280 euro per lavorare 10 euro al giorno e magari c'hanno anche il coraggio di dire che è una lazzarona che non ha voglia di lavorare. No, ragazzi, qui non è che manca la voglia di lavorare, che qui non ci sono stipendi decenti. Che qui molte persone purtroppo vengono sfruttate. Allora, dov'è il gap della differenza svizzera, tedesca e compagnia varia? Che bene o male in Germania comunque hanno messo il reddito minimo garantito, sotto una soglia non ci vai. È chiaro che poi dipende anche da che cosa sai fare, però hai dei contratti regolari. Difficilmente in Germania c'è un lavoro in nero, quindi hai i tuoi diritti. Hai quello che ti aspetta, se perdi il posto di lavoro hai delle tutele, hai un welfare, hai un Hartz IV fatto bene, e hai proposte di lavoro se perdi il lavoro, c'è un abisso ragazzi, purtroppo c'è un abisso fra i paesi nordici, ma per paesi nordici intendo tutto, dall'Inghilterra alla Svezia, alla Norvegia, alla Finlandia, a tutto quello che sono quei paesi rispetto purtroppo al nostro. E devo dire che per esempio anche in Spagna, che ci ha già passato un po' di anni per quanto riguarda la media dei salari, c'è comunque un reddito minimo, c'è una tutela maggiore, c'è meno comunque lavoro, anche se c'è comunque meno lavoro in nero, ci sono più tutele anche in Spagna. E siamo veramente da questo punto di vista indietro.
La politica fa tantissime chiacchiere, ma di fatti zero. E tutti promettono, ma nessuno mantiene nulla. E quindi la situazione non è sicuramente. Capisco tanti ragazzi che da Sud Italia e non solo da Sud Italia emigrano e vanno all'estero per cercare un futuro migliore, perché se gli stipendi sono questi, non ti fai una vita, non ti puoi avere un futuro con questi stipendi, ragazzi.